Il messaggio ambientalista di Greta ha conquistato tutto il mondo. I Fridays for Future sono un appuntamento irrinunciabile per centinaia di migliaia di giovani che scendono in piazza per chiedere politiche attente alla salute della Terra. È un tema, quello della tutela del nostro pianeta, molto caro anche alle agenzie spaziali. I programmi di osservazione della Terra lavorano per fornire dati attendibili e aggiornati sullo stato di salute del nostro mondo, mai come in questa era soggetto a cambiamenti dovuti all'attività dell'uomo. Se ne è parlato a metà maggio a Milano durante il Living Planet Symposium, un appuntamento importante tenuto ogni 3 anni, organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana. Uno dei fattori sotto la lente di ingrandimento dei satelliti è l'inquinamento dell'aria, un problema serio che comporta danni alla salute di noi tutti. È infatti dimostrato da molteplici studi clinici che l'aria sporca che respiriamo ogni giorno mina la nostra salute. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 8 milioni le morti premature ogni anno dovute all'inquinamento dell'aria. L'aiuto che arriva dallo spazio è il lavoro di un satellite specifico, nato proprio per controllare la qualità di ciò che respiriamo. È Sentinel-5P, della costellazione Copernicus. Lanciato nello spazio nel 2017, ha il compito di tracciare una mappa di tutti gli inquinanti che si trovano nell'aria in tutto il mondo. Su di lui è montato uno strumento ad hoc, Tropomi, capace di setacciare i gas presenti in atmosfera ed evidenziare ciò che inquina con una risoluzione mai raggiunta prima dallo spazio. La risoluzione di Sentinel-5P è tale da riuscire a localizzare le emissioni nocive in dettaglio e anche di individuare la loro concentrazione nelle maggiori città. Per far capire come funzionano queste rilevazioni e per sensibilizzarli sul tema, l'ESA, durante il Living Planet Symposium, ha coinvolto i ragazzi delle scuole lombarde in un esperimento. Ha dato loro la possibilità di gestire delle vere e proprie centraline per rilevare la qualità dell'aria. Gli alunni hanno utilizzato un computer Raspberry Pi per gestire le misurazioni arrivate grazie ai sensori delle stazioni intente a rilevare la presenza dei pericolosi diossido di azoto e anidride carbonica, ma anche temperatura e umidità, tutti elementi posizionati su una mappa in tempo reale. Il problema dell'inquinamento dell'aria interessa in particolare l'Italia. Il nostro è infatti uno dei paesi europei con l'aria più sporca, insieme a Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. Particolare criticità nel nostro paese è quella della pianura padana, un'area ad alta densità di inquinamento. Per tenere sotto controllo lo stato di salute della Terra, il ruolo dei satelliti è importantissimo. Le sentinelle della Terra, così sono stati ribattezzati i componenti di Copernicus, sentono il battito del nostro maltrattato mondo, forniscono informazioni per capire l'evolvere della situazione e monitorano il nostro insostituibile pianeta per dare aiuto nelle decisioni da prendere per tutelarlo.